Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Oggi vi faccio vedere delle ricette molto semplici e alcune molto golose, come per esempio questa ciambella al cacao fatta con acqua, senza burro e senza latte. È davvero buonissima perché è morbidissima, sembra quasi una nuvola e rimane morbida per giorni. Quindi cosa faccio? Io la preparo la sera prima per la colazione appunto del mattino dopo. Si può fare sia al cacao che semplicemente al limone. Questa è la ricetta, io utilizzo il Bimby, ma non vi preoccupate, voi potete utilizzare tranquillamente uno sbattitore elettrico perché si prepara facilmente. Quindi sbattete le uova con lo zucchero, poi ci aggiungete l'olio e l'acqua nelle quantità che vi ho dato e infine ci aggiungete la farina, il cacao, il lievito e un pizzico di sale e se volete anche una bustina di vanillina, poi va un po' a gusto vostro e mescolate ancora il tutto. Imburrate e infarinate una teglia da ciambella e ci mettete dentro il composto, come potete vedere è abbastanza liquido, è normale perché deve cuocere in forno a 180 gradi per circa 45 minuti. La mattina dopo mi alzo, preparo il mio caffè classico che non deve mai mancare la mattina e mangio la ciambella che ho preparato il giorno prima. Ci piace tantissimo questa ciambella, anche il mio ragazzo va pazzo e sono convinta che ai bambini piacerà un sacco, quindi se avete dei bambini fategliela perché è davvero ottima. Per pranzo invece è una cosa molto semplice, preparo semplicemente della pasta con i broccoli, quindi metto l'acqua a scaldare e ci vado a mettere all'interno i broccoli che io avevo già precedentemente cotto e congelato. In un'altra pentola invece vado a metterci un po' di olio, aglio e un peperoncino. Poi qui va a gusto vostro, se volete potete anche mettere del pepe, io metto tutte e due perché mi piace bello piccante. Quando i broccoli sono pronti vado a metterci la pasta. Questa è pasta fresca fatta in casa, mescolo il tutto e la mia pasta è pronta. Un pranzo molto veloce e gustoso perché a me piacciono tantissimo i broccoli. A proposito, se non avete visto il video in cui vi parlo del mio menù settimanale, ve lo lascio qui. Faccio vedere come gestisco io il mio menù settimanale perché è molto importante per poter risparmiare anche dei soldi sulla spesa e gestire anche l'uso della carne, del pesce, dei legumi, andate a dare uno sguardo. Io vi sto facendo vedere appunto il mio snack che è un semplice yogurt con della frutta secca e dei cereali e un po' di cioccolata. Per cena invece vado a preparare dei semplici bastoncini di pesce. A pranzo ho mangiato le verdure e la sera mangio il pesce, sempre accompagnato con un po' di verdure, come appunto l'insalata che vado a sciacquare per bene, ci vado a mettere dentro anche un po' di rucoletta e vado a metterci il mais, la condisco semplicemente con olio, sale e aceto di miele e poi taglio una zucchina a pezzettini e la vado a sbollentare un pochettino in acqua e sale e questo sarà il mio contorno per i bastoncini di pesce che cuocio semplicemente in forno e non in padella. E questa era la mia cena. Spero tanto che questo What I Eat in a Day vi sia piaciuto, ne usciranno tanti altri, quindi mi raccomando seguitemi e se non siete iscritte iscrivetevi al canale e ai miei social. Io vi aspetto, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!